Grazie a Dio. A volte io penso che su questa terra abbiamo questo linguaggio, grazie, ma non è nulla davanti a Dio, ma non abbiamo altre parole. Dunque, un giorno io e un zio a Genazzano, questo zio parlò con una donna che aveva il marito, il padre e un figlio, figlio maschio. Gli disse che aveva un nipote che era evangelico. E questa donna gli disse, perché non lo fai venire? Mio zio mi scrive una lettera di invito di andare a Genazzano, di domenica, perché il giorno io lavoravo. Andai, parlai. Questa lettera che mi arrivò, mentre la stavo leggendo, sentì una presenza di Dio dalla testa giù. Me la rileggevo la stessa cosa. Ora non ricordo il giorno che mi arrivò, ma io la stavo leggendo tutti gli istanti, ogni po' di tempo me la leggevo per sentire questa meravigliosa presenza di Dio. Vado lì, la prima domenica, parliamo un pochino di Gesù, e c'è testimonio di Gesù che mi ha salvato, perché non è che dicevo, il Signore mi ha salvato, è quello che ha fatto a me. E poi dico, ci rivediamo domenica. Vado la domenica presto e trovo questa stanza piena di gente, perché questa stanza si trovava in una piazzetta. Poi c'erano 3-4 gradini, c'era una porticina e dopo 7-8 metri c'era una monocamera giù in fondo. E io testimoniavo che lui Gesù aveva fatto a me, mamma, basta, perché avevo un anno di fede, perché era nel mese di gennaio del 48, il Signore mi aveva battezzato il Spirito Santo nel 46, a novembre. Poi, arrivato, e la gente aumentava, senza che io parlassi con qualcuno. Ora, che è successo? Il Signore cominciò a benedire, a battezzare nello Spirito Santo. E io ero un bambino, e gli dicevo sempre, domenica vi porta il pastore. Dico, domenica vi porto il pastore. Ma siccome il pastore Di Biagio era molto intelligente, un vero servo di Dio, e si cominciò a benedire. L'altra domenica ancora, il corridoio pieno di gente, mi mandano a chiamare, la piazza era così, mi chiamano di andare di fuori, che poi io che gli dicevo che Gesù mi ha salvato e basta, perché potevo dire Signore salva dal peccato, guarisci, se battezza pure devo spiegare, perché ero un bambino nella fede. Certo. Non mi hanno fatto dire una parola, e gridava a destra e gridava a sinistra che voleva che io me ne andassi via. Vennero i carabinieri mi portarono dentro, e lì io non è che avevo paura, no, zero, a me la paura non esisteva più per le cose di Dio. Io, senta maresciallo, se io non mi sento non vengo domenica, ma se io mi sento io vengo. Mentre andavo a Genazzano quella domenica, con me veniva il fratello Tramentozzi, era un caro carissimo fratello, e se io se lo usavo pure. E gli faccio, mentre stavamo sul trenino, dico, Angelo, qui oggi succederà qualche cosa, perché sentivo di dentro un contrasto nello spirito. Infatti, arrivarono i carabinieri. Arrivò quello. Poi, arrivato, la domenica presso, il Signore continuò a battezzare, a benedire, ne battezzò parecchi, e a convertire. Un giovane, aveva 3-4 anni meno di me, stavamo lì a pregare nella casa sua, in questa monocamera, entra, questo mi ha raccontato lui poi, e chiude la porta, sto in piedi, e lì il Signore, tutto in ginocchio, stava benedicendo. Un certo momento sente questa porta che gli sbatte di dietro la schiena e cade per terra. Lui si gira, la porta era chiusa, capì che è Dio. Cadde per terra piangendo, però, e si convertì. Gloria a Dio, il Signore lo battezzò nello Spirito Santo. Ma che è successo? Corridoio pieno, la piazza piena. Si vede che il prete gli aveva detto che noi non credevamo a Maria. E infatti mi chiamano fuori e tutti quanti per la casa e in piazza, e mi riportano un'altra volta in caserma. Per lungo la strada io rimanevo meravigliato, ma come fanno quelli a sapere che io sto qui? Poi c'era una donna, una ragazza, che nonostante stavo in mezzo ai carabinieri, veniva, che mi voleva, gridava, faceva,
non mi ha messo le mani addosso, ma io non avevo nessuna paura. Mi riporta in caserma un'altra volta. E c'è il solito ammonimento. Dice, guarda, non venire più di qui. Perché vedi qui, io sento, è inutile che parliamo. Io se mi sento vengo. Io ho continuato, ho visto come vestite delle anime, ma sono diventate degli agnellini. C'era un cantoniere che c'era la casa cantoniere lì fuori di Genazzano e questo è il vizio di ubriacarsi. Questa si sposò, una moglie era convertita di Sonnino, pensa. Però non frequentava più niente questa donna. E questo qui quando si ubriacava la sera erano guai perché il vino c'è a chi gli prende a ridere e chi invece diventa cattivo. Lei si doveva chiudere nel bagno. Che gli è successo? La moglie vede che aveva un po' bevuto e riesce. Lei pensò, adesso qui stasera sono qua i seri un'altra volta fatto. Va a bere, si ubriaca, viene qui e sono guai per me. Questa bicicletta, ha raccontato lui, che la guidava andare a casa di questa donna. Non lo so quello che gli ha detto, ma gli aveva parlato statisticamente di Gesù. Che fa? Ritorna a casa, bussa alla porta, la moglie gli apre e lui dice la pace sia in questa casa. La moglie se lo guardava un po' sospettosa e dice adesso prende in giro pure il Signore. Invece no, si era convertito. Tant'è vero che poi, subito, mentre stavamo in preghiera, in un certo momento il Signore lo prende sotto potenza, va a finire sotto al letto. Riesce fuori, parlando nove lingue. Il più caro fratello del Genazzano. Il Signore continuò a battezzare. Allora, tutte queste esperienze che non sono partite da me, è chiaro che mi hanno portato a parlare di questa dottrina, un vero credente, cioè che è scrupoloso nel servire Dio, ecco lo spirito, ecco l'anima, e che lo può manifestare col suo corpo, è impossibile che non sia perseguitato, bene o male. Ebbene, il capo spirituale della Chiesa è Gesù, e allora, infatti nei Efesini 1:22 è scritto Cristo è il capo supremo della sua chiesa, al di sopra di tutte le cose, di ogni cosa. Tutto deve partire da Gesù. E nel capitolo 16 di Giovanni, i versi 13 a 15, avvertì i suoi discepoli che lui doveva andare via. Ma io non vi lascio orfani. Io vi manderò lo Spirito Santo. Esso vi guiderà in tutta la verità. Alleluia. Esso, lo Spirito Santo, prenderà del mio e ve lo annunzierà.